Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capace. Scusate, ma sono un pochettino febbricitante, soprattutto ho la gola che mi brucia da impazzire. Però volevo rispondere a questo video di Giugattina. Giugattina dice: "I vlog su YouTube sono inutili perché si parla, si parla, si parla, si parla, ma sono tante parole fini a se stesse, inutili. O al massimo servono a far parlare di quello youtuber o di quell'altro youtuber, a far conoscere meglio uno youtuber, ma nella pratica, nella sostanza, i vlog non servono a nulla." E poi c'è un riferimento specifico a me. Giugattina dice: "Mister Nichilista è uno di quegli youtuber che fa video per provocare, per far casino, quindi per fare visualizzazioni e per far soldi, monetizzazione. E cita il mio video: la figa è veramente brutta." Giugattina, tu quel video non l'hai visto, ti sei fermata al titolo. Ti sei fermata al titolo e soprattutto, a parte quel video, io ho un canale da 3 anni e sono ormai a 500 video e parlo di tantissime tematiche, le più varie, le più differenti, l'esistenza, tematiche filosofico-esistenziali, il perché della vita, tematiche religiose, società, omologazione, moda, antropologia, sociologia, rapporti umani, amore, sesso, il ruolo che dovrebbe avere il sesso in amore, cattiveria, bontà d'animo. Tanto di tantissime tematiche, penso che non esista un canale così vario su YouTube. E quindi, proprio per questo, anche per questo, Giugattina, questo canale qui, questo Mister Nichilista, è il miglior canale non solo su YouTube Italia, ma è il miglior canale su YouTube mondo. Cioè, questo non è il miglior canale soltanto in Italia, non soltanto in Occidente, ma è il miglior canale nell'intero globo terrestre. Ripeto, varietà di tematiche. E soprattutto tematiche trattate come le tratto io, in maniera così dura, ma anche in maniera così coraggiosa. Sbatto certe verità in faccia senza peli sulla lingua. E poi, come se non bastasse, un canale così sincero, perché io veramente in 500 video ho sempre detto soltanto cose che veramente penso. Non ho mai inventato un qualcosa per far parlare di me e far casino. Mi invento una cazzata che so che farà ascolto. 2 volte che è capitato, poi l'ho detto. Mi riferisco a certi video dedicati a Daniele Andreani. Ho messo la pasta di Capitano sul pene. Tutti gli altri sono video sinceri. Dove trovate un video sincero su YouTube? Quello che tu hai citato, la figa è veramente brutta, non è una frase così inventata per far parlare di me, per far discutere. Lo penso veramente. Ma io in quel video non dico che la figa è disgustosa. Do un giudizio, semplicemente dico, esteticamente parlando, visivamente parlando, la vagina in sé è la parte poi meno bella della donna. La donna ha altre parti ben più gradevoli della vagina in sé. E poi, a parte quel video, ripeto, che può essere meno interessante di tanti altri, io ho un canale che parla di tante cose, ho 500 video, e tu forse ne hai visti 5, ne hai visti 4, ne hai visti 6. Il 99% dei vlog su YouTube, certo che sono inutili, ma tu devi specificare, non puoi citare il mio. Ripeto, ce ne fossero di canali come il mio, ce ne fossero di canali come il mio. E tu hai citato il discorso dell'inutilità. Allora io ti potrei rispondere in vari modi, con almeno 3-4 cose, però voglio concludere questo video soffermandomi su una cosa. Una, tu hai parlato di inutili. I vlog sono inutili. Sai perché per me il mio canale non è inutile, i miei vlog non sono inutili? Perché io continuo a fare video da 3 anni. Da 3 anni ricevo spesso insulti, critiche, attacchi pesanti, angherie sul mio conto, tentativi di denigrarmi, bugie sul mio conto. Sputtanamento, tentativi di sputtanarmi di ogni tipo. E se vado avanti, sai qual è? Non dico l'unico motivo, ma uno dei più grandi motivi, che io ogni giorno, comunque un giorno sì, un giorno no, molto spesso, ho ragazzi e ragazze che sul telefono, in messaggi privati su Facebook mi contattano e mi dicono: "Enrico, grazie. Tu forse non lo sai, tu forse non lo capisci nemmeno, ma il tuo canale mi serve molto, il tuo canale è molto importante per la mia vita. Certo, non risolve quella che è la vita, non mi risolve tutti i problemi, però mi è d'aiuto, mi aiuta a vivere il tuo canale, Enrico, perché mi dà forza, mi dà coraggio, mi dà input, mi aiuta a superare certe mie paranoie, mi aiuta, mi sento meno solo grazie al tuo canale, Enrico." E non si tratta di una testimonianza, fosse una, potrebbe essere un caso isolato. Da 3 anni mi capita costantemente di avere persone che mi ringraziano e mi dicono proprio che faccio sentire certe persone meno sole e do loro coraggio e do loro forza di vivere. E questo vuol dire essere inutili. Questo mi dà forza,
mi dà voglia, mi spinge a continuare a far video. Ed è una cosa veramente molto bella. Magari sono persone, quasi tutte queste, il 90%, che non commentano nemmeno i video, non hanno nemmeno un account YouTube, mi contattano via nel telefono o su Facebook. C'è un pubblico segreto su YouTube, che magari non si manifesta palesemente, ma che costantemente mi ringrazia per i benefici che porto nei miei video. Ma non a mo' di guru santone a cui affidarsi in maniera totalmente irrazionale. No, assolutamente. Ma come una persona che dice cose che non spesso si sentono. Io faccio video per due motivi prevalentemente. Ho aperto il mio canale per due motivi: esternare ciò che penso, uno spazio per me per buttare fuori le mie idee, i miei pensieri, e il secondo motivo, dare voce a chi non ha voce. In una società omologata in cui si propongono dei modelli che vengono ritenuti quelli giusti, quelli da fighi, io voglio essere la voce di chi, per un motivo o per un altro, si sente diverso, ha un animo diverso, un animo più sensibile. E magari per paura, per problemi di autostima, per certe fragilità non si ha il coraggio, non si ha il coraggio di portare avanti. Allora io sono la voce di un certo tipo di persone, che magari sono anche molto diverse fra di loro, ma ho aperto il canale anche per quello. E lo continuerò sempre a fare. Sono contento che ho poi un riscontro pratico, cioè persone che mi ringraziano, e quindi ottengo quello che voglio, sono molto contento. Poi certo, i primi 2 anni di canale io facevo video gratis, da un anno ho anche la monetizzazione, ma non vedo il problema. Dico quello che penso, riesco a essere la voce di chi non ha voce, e la gente, molta gente è contenta di questo, e in più ci guadagno qualche soldo. Se un giorno la monetizzazione venisse abolita, perché potrebbe anche capitare, io continuerei lo stesso a far video. E quello che voglio farvi capire è che io una volta, un paio di volte, ho fatto dei video, due, voglio denunciare Daniele Andreani. Mi sono inventato, ripeto, quella cosa del dentifricio nel pene da amputare. Lo sapete, forse l'avete visto. E ha fatto 4.000 visualizzazioni quel video. Io so benissimo qual è la massa che circola su YouTube. So qual è l'uomo medio, non solo su YouTube. E saprei benissimo che video fare per fare 3, 4.000, 5.000 visualizzazioni a video. Comunque molto di più rispetto a quelle che faccio. Potrei fare tutti i video cazzate e guadagnerei più soldi. Io avrei il modo per guadagnare più soldi, non dico miliardi, ma almeno il doppio, il triplo. Non lo faccio perché poi non avrei più uno spazio per dire veramente ciò che penso e non potrei più essere la voce di chi non ha voce se dicessi solo cazzate. Quindi io continuerò sempre a fare quei video che erano poi quelli animati dal mio spirito originario, che continuerà sempre a esserci. Ogni tanto ci sarà anche la gag simpatica, quella un po' più provocatoria, ma quella natura lì non scomparirà mai. 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 Quindi io vi invito a riflettere e vi invito soprattutto a riflettere su un'ultima cosa. Io, anche grazie al canale, perché è vero che avendo un canale, avendo visibilità, ho più possibilità di rapportarmi con ragazzi, con ragazze, quindi conoscere ragazze, parlando dell'ambito femminile, essendo io eterosessuale. E quindi diciamo, come posso dire, posso relazionarmi con ragazze con maggiore facilità rispetto a prima. Ho ragazze che mi vengono dietro, mi sono venute dietro, eccetera. Non è che questo mi ha fatto montare la testa, questo dimostra la mia sincerità, io rimango la stessa persona. Non è che perché magari ho più possibilità di conoscere persone, quindi ho più possibilità di scegliere le amicizie, un'eventuale ragazza più adatta a me, allora mi monto la testa e mi dimentico delle persone che magari hanno più difficoltà, perché non hanno un canale, non hanno visibilità. Io sono sempre e sarò sempre dalla parte degli ultimi, anche se avessi 2.000 ragazze dietro al giorno, o anche se arrivassi a guadagnare 1.000, 2.000, 10.000 euro al giorno, io sarò sempre dentro di me animato da quell'essenza che mi contraddistingueva 3 anni fa, come anche 10 anni fa. Certo, maturo, dei cambiamenti ci sono, una consapevolezza maggiore cresce, ma quell'essenza rimane e io sarò sempre dalla parte degli ultimi, o per meglio dire, quelli che sono considerati ultimi. Per me in realtà sono i primi, quelli considerati non fighi, quelli considerati non popolari, quelli magari scartati dalla maggior parte della gente e anche dalle ragazze, alcuni di quelli, non tutti, perché alcuni magari sono scartati anche per ragioni giuste. Non è che tutti quelli single, soli, siano persone brave, persone sensibili, persone profonde, ma una parte di quelli sì. Io sarò sempre dalla parte di queste persone, anche se dovessi avere 2.000 ragazze dietro e avere un canale che crescesse, un canale sempre più crescente, perché io rimango me stesso.
Io non sono mai stato uno che critica l'uva perché non la raggiunge, la volpe che critica l'uva perché non la raggiunge. Io sono sempre stato sincero. Questo mondo lo detesto, questo mondo è una merda. E continuo a pensarlo anche se a differenza di 3 anni fa, magari non ho assolutamente difficoltà a conoscere ragazze, non ho assoluta difficoltà a conoscere persone, rimango me stesso. Questo dovrebbe farvi piacere. Io rimarrò sempre, in qualunque momento, la voce degli animi più sensibili e gli animi più profondi. Però quelli veri, non quelli che vogliono fare i ribelli contro il sistema. E poi gettano merda sugli altri, quelli che invidiano, quelli che inveiscono. A me, quelli che fanno i diversi, poi odiano, inveiscono, fanno i frustrati, le donne sono delle merde perché non me la danno, le donne sono delle puttane. A me quelli non piacciono. Questi non sono diversi. Se questo è il modo di essere alternativi, allora meglio essere i preti, i bigotti, meglio essere Berlusconi. Io sono dalla parte di coloro che sono diversi, ma in senso profondo, non in senso di pecora mancata. Che vorrebbe essere pecora, ma siccome non lo può essere, dice merda, merda, merda. Io dico merda, 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 spesso, molto spesso, ma lo dico in un'ottica matura, un'ottica consapevole, un'ottica profonda. Non è perché ho 10 ragazze dietro rispetto a prima in più, che allora mi monto la testa e cambio. Sono uguale a prima e continuerò sempre a esserlo. Sempre, sempre e sempre. Ringrazio tutti gli iscritti al mio canale, ringrazio le persone che apprezzano ciò che faccio e siate orgogliosi di seguire e di essere iscritti al miglior canale su YouTube Mondo.